Eccoci oggi alla cena finale. Si dice ultima, ma non sarà così, perché la riviviamo ogni giorno. Tutto il mistero di Gesù è concentrato in questa cena, ma il mistero del dramma sacrificale si coniuga nel Vangelo di Giovanni con la lavanda dei piedi. Nello stesso cenacolo si intrecciano mistero e servizio, slancio verso il cielo e inchini alla terra. L'Eucarestia e la lavanda dei piedi sono operazioni complementari da esprimere, ambedue, negli spazi dove i discepoli di Cristo si radunano e vivono. Oggi, in ogni assemblea, si vive la lavanda dei piedi all'interno dell'Eucaristia, affinché nelle comunità ci si lavi i piedi gli uni gli altri. Non partiamo da fuori, ma da dentro. Sacerdoti, educatori, catechisti, operatori, ministri e laici, tutti sono chiamati da Gesù al servizio vicendevole. Non ci sarà Eucaristia piena se non sapremo lavarci i piedi gli uni gli altri. Servire non significa aspettare che qualcuno, prima o poi, faccia qualcosa. Il servizio gioca di anticipo, non misura i pro e i contro, agisce prontamente, più con il cuore che con la testa. Chi serve è umile, eppure chi si lascia servire lo è ancora di più. Il servizio tra noi non spartisce il bottino, non conquista confini. Chi serve sa che è servo umile e inutile. Servire significa guardare il presente e non il passato e neppure il futuro. Il servizio non è nostalgico, il servizio non idealizza. Se si serve per una utilità, forse anche nobile, non si serve il Signore nei fratelli.